forza! Muovi le gambe, Lia! Ehi, smettila, non vedi che sta giocando? Ehi, avanti, devi collaborare! Aiutami! Premi il pulsante! Ok, posso farcela da sola! Forza, Lia! Non voglio! Le mie cose! Spero che sia tutto a posto! Un attimo, che ne sarà di me? Tesoro! Che faccio adesso? E se i mostri entrano nell'ascensore? Resisti, cara, la mamma sta arrivando! Non avere paura, ti salverò! È vuoto! È stata rapita! Detective Pikachu, l'ascolto! Mia figlia è scomparsa! Sto arrivando! La mia bambina ha preso l'ascensore e non è più tornata! Com'è fatta? Beh, sembra a me, è alta più o meno così. È un caso complicato. Aiuto! Stia calma, il detective Pikachu la troverà. Allora vediamo. È un po' strano, qui non ci sono tracce. Posso prenderla? Grazie. Uno degli inquilini potrebbe essere coinvolto, lo conosci? Non lo conosco, siamo nuovi qui. Ciao ragazzi, secondo voi chi ha rapito la bambina? Scrivete le opinioni nei commenti. Deve trovarla subito! Non c'è tempo da perdere! Smettila di scuotermi! Sarà peggio per te se succede qualcosa a Lia! Il tuo panico non ti aiuterà, ma non posso lasciarla qui per terra, va bene? Entra nella Pokéball! Che tipo sospetto! Devo parlare con lui! Toc toc! Apra! Ciao! Ciao! Hai il diritto di rimanere in silenzio. Cosa? Mi dirai tutto quanto. Siediti. Dov'è la bambina? Sputa il rospo. Quale bambina? Non ho niente a che fare con questo. Bugiardo, ecco quello che è successo. Stavi provando nuovi trucchi, tirando fuori gli oggetti dal tuo cappello. Vado a prendere un coniglio. Preso. Scusa, papera. No, non è neanche questa. Mi hanno incastrato. Oh, accidenti. Ops, mi ha quasi morso! Dov'è il coniglio? Non può essere scappato, vero? Non funziona! Guardate quanto disordine! È ora di pulire! Così hai pensato di rapire la bambina! Abracadabra! Ehi, ciao! Ehi, ciao! E tu chi sei? Il tuo capo? È meglio che tu dia un'occhiata a questa spazzatura, puliscila! Certo, signore, ci penso io! Sì, continua! Ti sei persa un granello di polvere! Che confusione! È possibile fare tutto questo caos? Ottimo lavoro, stai andando alla grande e ora pulisci la cucina! Allora mi hai sentito bussare! Oh oh! Nasconditi presto, entra in questa scatola subito! Non voglio! È buio lì dentro! Ti ho detto di entrare, ecco a te! Nessuno deve vederlo! Dove lo metto? Questo è un ottimo posto! Arrivo! Sì? Ha visto? Ah, quel cappello è familiare! Trovato, amico! No! È esattamente quello che è successo! Hai nascosto la ragazza in quella scatola! Il caso è risolto! Ragazzina, ora puoi uscire! È vuota! È impossibile! Sono i tuoi trucchi? Non ho idea di cosa tu stia parlando! In realtà qui c'è un'altra bambina! Dimostralo! Ok, abracadabra! Ecco, hai visto? Controlliamo! Sembra diversa! Ciao! La mia teoria non regge. Sì, hai preso l'uomo sbagliato. E allora dove hai preso quel cappello? Te lo dico subito, ecco com'è andata. Chi è questo bell'uomo? Questo sorriso acceso, fermati. Oh oh, il cappello, dov'è? Senza di esso la mia immagine non è completa, non c'è. Lo spettacolo sta per iniziare, io ho perso il mio cappello. Ops, spero non sia stato quello. Oh no, il cappello è rovinato. E adesso come faccio? Dovrò trovare un nuovo accessorio. Troppo colorato. Ci sono altre opzioni? Oh! Beh, non se ne parla. Questo potrebbe funzionare, ma non ne sono sicuro. Chi è? Visto? Non ho rapito nessun bambino oggi. Lo giuro sul mio sorriso smagliante. Ok, ti credo. Continuerò le indagini. Buona fortuna! Oh, finalmente se n'è andata! Che stress! È ora di mangiare un boccone! Preparerò qualcosa di sostanzioso! Patatine, hamburger, come se fossi in paradiso! Tuffiamoci! Gnom gnom gnom! Chi è il prossimo? Oh, giusto, Jax e Ragata, aprite! Ciao! Avete visto questa bambina? No, non l'abbiamo vista! Davvero? E allora che cosa avete in mano?
Quella bambola è familiare. Beccati, piccioncini! Non capisco che ci fai tu qui. Silenzio! Avete rapito una bambina e è andata così. Stavate giocando ai videogiochi in tutta tranquillità. Poi Ragata è entrata e ha detto che voleva un bambino. Tesoro, facciamo un bambino? Non mi disturbare, ho una partita importante. I tuoi stupidi giochi sono l'unica cosa a cui pensi. Io voglio dei bambini. Immagina un piccolo bambino con le orecchie piccole. Ok, va bene, avrai il tuo bambino. Aspetta qui. Sì, aspetterò. Le cose che si fanno per amore. Wow! L'amore per i giochi? Bingo! E tu vivrai con noi! Qualcuno mi aiuti? Smettila di urlare! Ecco qua, proprio come ti avevo promesso! Grazie! Ora sono una mamma! Abbracciamoci! Oh, Ragata è felice! Un cucchiaino e un altro per la mamma! Chi è? Nascondiamo la bambina! Se non altro, nessuno l'avrà vista! Ok, sorridiamo! Così l'avete trasformata in un giocattolo! Ma di che sta parlando? Un attimo, la stanza è piena di giocattoli! Quanti bambini avete rapito? Non aver paura, unicorno! Pikachu vi salverà tutti! Bambini? Sono solo giocattoli! Come può questa bambola essere un bambino? Lascia che ti racconti una storia! Ho camminato per la stanza pensando... Se è un maschio lo chiamerò Huggy. E se è una femmina, forse Kissy? Tesoro, ho buone notizie per te. Diventerò papà. Finalmente avremo un bambino. Resta qui, torno subito. Ecco qua, li ho comprati per la nostra bambina. Wow, o per il nostro bambino. Tesoro, questi giocattoli sono bellissimi. Che bella bambola, è così carina. Oh, sono maldestro. Non fa niente, metteremo in ordine. Tac tac. Aspettiamo ospiti? Non lo so. In realtà è tutta qui, questa è la verità, sono incinta. Scusa, dovevo solo controllare. Non c'è problema, lo capiamo. Allora sarà un maschio o una femmina? Ancora non lo sappiamo. Se vuoi che sia femmina, alza il pollice. Se vuoi che sia maschio, scrivi un commento qui sotto. Ah, buona fortuna! Io devo cercare una bambina. Sono stanca di questa ricerca infinita. Piccola, fatti trovare. Spero che la bambina sia qui. Aprite! Ciao! Hai visto questa bambina? Fammi vedere. No, non l'ho vista. Sei sicuro? Quella valigia l'ho già vista prima. Sei in arresto. Che c'è? Che sta succedendo? Toglimi queste cose di dosso. Non è colpa mia. Ammettilo, hai rapito la figlia di Pommy. No, non l'ho fatto, perché avrei dovuto? Ecco perché hai dipinto un altro capolavoro. Qualche altro tocco qua e là. Scusa tesoro, ho dimenticato di finirti. Ok, ho visto le tele, non c'è problema. Non puoi fermare un vero artista. Il buon vecchio vandalismo è sempre a disposizione. Che c'è di meglio? Un nuovo record! Che sta facendo? È vietato disegnare sui muri! Ehi signore, la smetta o chiamo la polizia! Zubul è un grande artista e disegna dove vuole! Io ti ho fatto un video, lo metterò su TrumTok! Cosa? Non oserai! E lo manderò alla polizia! Ops, stavo scherzando! Dammi quel telefono subito! Era uno scherzetto, non lo farò! Lo so che non lo farai. Aiuto! Verrai con me. A proposito, grazie per il tuo smartphone. Promuoverò il mio lavoro sui social media. Ecco dove hai preso quel telefono. È una sciocchezza. Ora Lia è seduta in quel sacco, vero? Sì, ora vedrò. Pensavo fosse più grande. Okidoki! Ma che... Quelli del circo e i loro trucchetti. Oh, ho una papera, dov'è Lia? Esilarante, ok, non ce la faccio più. Dov'è la bambina? Dove l'hai nascosta? Sputa il rospo. Ok, ok, ti dirò tutto, ecco la mia storia. Eccellente, Zubul, sei brillante. Il tuo posto nel museo è assicurato, cioè non il mio, ma il mio capolavoro. Scatterò una foto, forse anche un video. Questa custodia è così brutta, mi fa venire il volta stomaco. Allontana quella cosa da me. Devo sbarazzarmene.
C'è qualcuno qui? Questi devono essere i miei fan. Ciao! Questa valigetta è stata un regalo, ma io la odio. Mi fa impazzire. Visto? Che strano. Addio! Quindi non è opera tua? No, per niente. E non sai dov'è la bambina ora? No! Ti prego, dammi un indizio. Non ho indizi. Chi l'ha rapita? Non lo so. Toglimi queste manette, però. Scusa se ho disturbato. Beh, non c'è problema. Sto chiudendo la porta. Sono una pessima detective. È ora di portare Pommy a casa. Ma dove vive? Sì, mi serve il quinto piano. Strano, è aperto. Wow, c'è odore di rapina. Chi c'è? Mangia questo, ti piace? Aspetta, quella è... Lia? Ti ho trovata, ragazza! Signorina, come sei finita qui? Tua madre ha dato di matto! Beh, cose che succedono. Ho quasi raggiunto un nuovo livello, però. Un momento. Lia, figlia, aiuta tua madre. No, ho da fare. Capito, posso farcela da sola. Andiamo. Ma io sto giocando! Che ho fatto per meritarmi questo, testarda come tuo padre? Sai che ti dico? Sei in punizione, un mese senza telefono. Wow! Spero che i miei piatti preferiti stiano bene. È la mia occasione, è ora di scappare. Non si è rotto niente. Modalità stealth attivata. E poi sono tornata a casa e mi sono seduta su una comoda poltrona. E poi ho usato le scale, tutto qui. Ah, quindi niente alieni, pirati e dinosauri. Siediti qui e non andare da nessuna parte. Quasi dimenticavo. Prendi una Pokéball, la mamma è qui dentro. Bel lancio. Grazie. Un mese senza telefono? Beh, questo lo vedremo. Dov'ero rimasta? È da tanto che non ci vediamo. Ancora tu? Hai trovato la ragazza? Sì, sono una professionista. È un'ottima notizia. Abbi cura di te, detective. Io torno a casa. Oh, non guardarmi così. Non sono stato io. Sono stato incastrato. Sono uscito per 5 minuti e qualcuno ha trasformato il mio appartamento in una discarica. Succede sempre. Devo assumere una domestica. Pulisci questo posto. Passa l'aspirapolvere, lava i pavimenti. Oh, non esiste. Trasformami in Pommy, poi vedremo. Che stai dicendo al grande Kane? Non osare dirmi che devo fare. Addio. Mamma! Non ci credo! Mi ha davvero buttata fuori! Forse non mi voleva lì con lui! Questa deve essere l'uscita del Digital Circus! Ciao ragazzi! È stato divertente stare con voi! Ma voglio vivere nuove avventure! Dai, Pommy! Smettila di avere paura! Che schifo! No, no, no! Non ci voglio andare lì! Mangiamo un boccone! Jax! Ragata! Hai sentito? Chi è quella? Non lo so! Aspetta, non è... Che c'è che non va? Sono io, Pommy! Oh, sei tu! Non preoccuparti, ti aiuto io. Entra in questo cappello, così potremo farti rientrare nel digital. Ma non ci entrerò mai! È vero, ci serve un cappello più grande. Abracadabra e voilà, entra! Urrà, wow! Ma dov'è finita? Sono qui! Sei pronta per nuove avventure? Andiamo! Non c'è nessuno, avanti puoi uscire. Devo stare attenta, speriamo che Kane non mi noti. Un attimo. L'appartamento del Kinger ci aiuterà di sicuro. C'è qualcuno qui? No, non c'è. Continuiamo. Toc toc. Chiudiamo presto. Ci sta provando. No, è Kaufmo. Non possiamo lasciare il seminterrato. Tieni la porta. Oh, sta scoppiando. Sembra che si sia calmato. Andiamo! Lì c'è un'altra porta! Prepariamoci! Ciao! Buona giornata! Beh, che volete? Kane ha rubato l'aspetto di Pommy! È vero! Ora è solo una ragazza normale, è così, guarda! Bene, 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 vi aiuterò come posso, seguitemi! Andiamo? In fretta! Tu corri, io arrivo tra un po'! I ragazzi non si rendono conto di che tipo di mostro terrificante abbiano appena risvegliato. Speriamo che Kaufmon non trovi il cappello di Jack. Oh no, l'ha trovato! Bisogna cambiare la tua acconciatura. Scegline una. Noi abbiamo anche lo stile Pikachu. No, quella non me la sento. Va bene, che ne dici di questo? No, ok. L'acconciatura di mercoledì.
Che ne dici? Con questa conquisterai True Talk? No? Beh, improvvisiamo. Un piccolo ripasso di lezioni fai da te. Ma perché? Capirai tutto tra un attimo. Prendiamo una spillatrice e fissiamo queste strisce. 1, 2 e 3. Bella idea! Ben fatto! La base della parrucca è pronta, ora prova ad indossarla. Ci sta bene! Ora la parte più importante, le ciocche di capelli. Sono nervosa e se non andasse bene... Sembra realistico, difficile da distinguere dai capelli naturali. Un paio di fili qui, un paio di fili lì. Wow, lo vorrei indossare anch'io. Fantastico! Totalmente diversa, mi piace questa acconciatura. Salve, oh ecco il dottore, sono qui per sistemare il dente. Lo vedo, siediti. Mi scusi. Allora, com'è successo? Scommetto che c'entra quel bastone. Ma non è un bastone, questa è una bacchetta magica. Oh, scusi, mi sono distratto. Beh, è andata così. Fammi vedere. Wow, questo sì che è uno spettacolo. Ops, attenzione. Oh, pagherai per questo. Non volevo. Apra la bocca. Mi dispiace per il livido. Facciamo un paio di buchi e abbiamo finito. Oh, che puzza! Un momento. Deve pulire meglio quei denti. Oh, è un po' troppo piccolo, questo andrà bene. Oh, soffro il solletico. Un po' di pazienza. Oh, brutta storia, Manca qualcosa. Ha bisogno di un trucco da bambola. Ho un'idea. La polvere magica ci aiuterà. E che ne facciamo? Ora te lo faccio vedere. Prendiamo una piuma e provochiamo uno starnuto. Ma che cosa? Occhio! Funzionerà davvero? Wow, ha funzionato! Come sta? Eccellente! Dov'è il trucco? Tesoro, è dietro di te! Spero che non ci sia un mostro! È solo un distributore automatico, sciocchina, capito! Devi colpire il pulsante con un martello! Posso farlo io? Vuoi farlo? Prendi questo! Un po' debole! Mi dispiace, signor distributore, ma devo farlo! Ecco qua! E questo? Sarò senza trucco! Ho un'idea! A che mi serve la foto di Kane? Beh, ora vi faccio vedere! Vi darò una bella lezione! Bam! Un colpo potente! Urrà! Funzionato! Ed ecco il trucco! Preso! Ben fatto! Sei super! Cominciamo! Abbiamo bisogno di una spugna! Ne ho sempre una con me! Iniziamo dal fard! Qualche goccia sarà sufficiente! Ops! Non preoccuparti! È la prima volta che lo faccio, ma adorabile! Applichiamo l'ombretto, chiudi gli occhi. Un lavoro eccellente, ragazze, dovreste aprire un salone. Dai un'occhiata. Wow, il mio make-up preferito, grazie, siete le migliori. Le è piaciuto? Certo, meriti un like. Quanto manca ancora? Abbiamo quasi finito, un secondo. Ehi, a me serve un dente nuovo, ti pagherò per bene. Un dente enorme, ma dove posso trovarne uno? E se... qualcuno ha chiamato? Abbiamo bisogno di un dente per questo signore. Più grande è e meglio è. Ecco, prendi i tuoi soldi. Sbarazzati di quei soldi. Non ho bisogno di quelli. Voglio denti. Vuoi fare uno scambio? Sei furbo, Mi hai convinta. Dammi i tuoi soldi. Questo è il mio talismano. È stato un piacere fare affari. Addio. Fai attenzione. Sembra che vada bene, ma come faccio ad attaccarlo? C'è solo un modo. Ma non gli piacerà. No, no, no! Facciamo un patto! Non c'è bisogno di essere nervosi. Ho paura! Ecco il tuo antistress. È una cosa fantastica, ne ho sempre voluto uno. Mettiamoci al lavoro. Che male! Fatto! Sei un vero mago! Niente magia, solo strumenti. Spero che non ci incontreremo più. Lo spero anch'io. Devo solo trovare un vestito. Dove lo prendiamo? Ho un grande guardaroba. Dai, prova qualcosa. Torna subito. Va bene. Allora, come sto? Terribile, cambia. Riproviamo. Che ne dite di questo? Sembra un pagliaccio allegro. Guardate che ballo. Oh, non funziona. Questo no. Non c'è niente che vada bene. Non essere triste, troveremo qualcosa. Fidatevi del mio gusto. Beh, forse non dovremmo. Attenzione, questa camicia puzza.
Eccoci qui, guardate che ho trovato nel cassonetto. Che schifo. Non voglio indossarlo. Ma che sta facendo? Dai, è solo un giocattolo. C'è qualcosa di strano. E l'ultimo ritocco. Come sta? Veramente favolosa. Aggiungiamo qualche pompon. Lascia che ti aiuti, bel cappello. Ragazze, siete fantastiche. Abbiamo bisogno di altri vestiti. Fammi controllare, abbiamo un problema? Dov'è finito tutto? Possiamo andare al centro commerciale. Sa chi può aiutarci, Jax? Beh, che succede? Pammy ha bisogno di un vestito. Non c'è problema, non preoccupatevi, sono un vero fashionista. Sei il mio eroe. Crediamo in te. Eccomi. Allora, da dove inizio? Bel vestito. Ups, questo non va bene. Qualcuno me l'ha lanciato, però bel maglione. Dovrà provarlo. Troppo scuro, questo non va bene. Pezzo interessante. Ehi, ridammelo. Ah, c'è un mostro qui. Dammelo, è mio, avanti. Fermati, guarda, c'è un dinosauro. Mi ha creduto. Mamma. Sono passate 3 ore e ancora nessuna traccia di Jax. Ma che è successo? Ora basta scherzare, esci! Mi serve aiuto, forza, tutti insieme, è pesante! Tira! Eccomi! Abracadabra! Ora va meglio, sparisci mascalzone! Ho appena combattuto contro Godzilla! Diamo questo a Pommy! Prendi! Un vestito stupendo, grazie Jax! Ti sta molto bene! Super! Voi ragazzi non sapete molto di vestiti, abbiamo bisogno di un bel accento, non muovetevi! Oh, sto molto meglio! Ora serve solo una gonna! Questa è carina, ma sicuramente non è nel tuo stile, mi aiuti, per favore! Che abbiamo qui? Ancora i tuoi trucchi! Mi prendi in giro! Non sono trucchi, è una vera magia! Ed ecco qua! E di questo che me ne faccio? Questi tessuti praticamente urlano, facci qualcosa di creativo! Lascia che ti aiuti! Wow! Quasi dimenticavo, ecco i guanti! Voilà! La vecchia Pommy è tornata! Urrà! Facciamo una festa! Vi ho beccati, tesoro! Tu verrai con me! Tu non appartieni più al Digital Circus! Non tornare mai più! Vuoi che ti mostri un trucco? Tienili lontani dai miei denti! Sei così divertente, ma non preoccuparti, è una cosa nuova! Guarda le mie mani! Ta-dan! Niente più dita! Bam! Brava! Va bene, d'accordo, puoi rimanere! Avremo un nuovo spettacolo tra poco! Urrà! Fermati! Stai esagerando! Abracadabra! Ecco qua! Ecco, molto meglio! Hai ripristinato i miei poteri! Ma non dirlo a nessuno, ok? Potrebbero pensare che mi sono ammorbidito. Mettiamoci al lavoro! Oh, ecco i primi ospiti! Mostrami il tuo biglietto! Va bene! Tu con lo sguardo cupo! Abbiamo un'avventura speciale che ci aspetta! Lo spettacolo inizierà tra poco! Avanti! Dove sono? Come sono arrivata qui? Un attimo! Mi sembra di vedere l'uscita! Sì, è vero! C'è scritto uscita! Ma che sta succedendo qui? Forse sto solo dormendo e questo è un incubo? Attenta a dove metti i piedi, ragazza! Ma tu che sei? Abbiamo una nuova arrivata! Benvenuta al Digital Circus! Ma che cavolo è un circo digitale? Ma che è un circo digitale? No, no, no! Non ti è permesso dire parolacce! Siamo qui per divertirci! Lascia che ti mostri qualcosa! Avanti! Ti prometto che ti piacerà! Questa è la nostra tenda! Bellissima, no? Qui è dove facciamo tutte le nostre cose! Facciamo un sacco di cose! Perché non ci annoiamo mai! Andiamo avanti! E questi sono i The Grounds! Se vuoi prendere una boccata d'aria digitale, questo è il posto perfetto per te! Ti basterà salire sulla nostra altalena e perderti nella nostra foresta digitale! Divertiti come meglio credi! Ma non è tutto, c'è ancora il vuoto! È meglio non entrare nel vuoto! Nemmeno io so cosa ci sia lì dentro! Ecco qua, il tour è finito! Benvenuta nella tua nuova casa! Attenzione ragazzi, è il momento della prima avventura per la nostra ragazza! Ecco la challenge del nascondino nelle scatole! E ora conosciamo un altro abitante del Digital Circus! Quale avventura? È ridicolo!
Questo è il nostro simpatico Kafmo. Può essere un po' pericoloso. Il fatto è che una volta che è stato astratto... Beh, ecco, è difficile sistemarlo. Kafmo, vieni fuori! Ciao, Kafmo! Hai un aspetto un po' trasandato! Correte! Se non vuoi subire lo stesso destino, nasconditi! Sbrigati! Qui! Non voglio essere astratta, povero Kafmo! Sarà una challenge leggendaria! Buona fortuna! Cibo! Venite qui! Non potete nascondervi da me! Vi troverò! Non va bene! Oh, ho un'idea! Proviamo a distrarlo con questa! Ehi, Kafmo! Guarda cos'ho! Vuoi giocare? Prendilo! Spero che i fenicotteri abbiano un sapore dolce, gnam! Uscite fuori, codardi! Oh no, non ha funzionato! Che vuole essere mangiato per primo? Vieni fuori! La situazione è peggiore di quanto credessi! Esci dalla scatola, pranzetto! Oh, è molto spaventoso! Ok, tagliamo! Questo non va bene, è troppo semplice e troppo spaventoso! Ecco quattro strumenti per te, scegliene uno! E con il loro aiuto potrai aprire le scatole! Non siamo barbari, giusto? Ebbene, cosa scegli? Il palloncino! Ottima scelta, eccolo! Ma come farò a gonfiarlo? Non ho neanche una bocca! Hai ragione, devo aiutarti, dallo a me! Non ho bisogno di una bocca per questo, anche se tutta la mia testa è una bocca! Ma questa è un'altra storia! Ecco il tuo palloncino! È bellissimo! Ora ho un'arma potente! Con quale scatola possiamo iniziare? Iniziamo con questa! No, io no! Ti prego, non io! Ciao, ciao, scatola! Ehi, pranzo, non potrai nasconderti da Kafmo! Cosa? Va tutto bene? Oh no! È vuoto! Dove siete? Oh no! Sento la fame digitale! È perché sono stressata! Per fortuna ho un piccolo cupcake! Un profumo dolce! Sta venendo a prenderti, gnam, povero Kafmo! Non credevo! Sarebbe stato il primo di noi a impazzire! Ehi, va bene! Ora sono depressa! Missione compiuta! E ora... Gnom gnom gnom! Sì, c'è qualcuno in questa scatola! Ehi, Kane, mi serve un'arma! Sono qui! Allora? Uno strumento, eh? Questa volta ho qualcosa di nuovo per te! Una volta ho rubato un tamburo a mia madre! Ah, ho così tanto talento! Ok, ciao! È l'ora dello spettacolo! Lasciate che mi prenda cura delle vostre delicate orecchie! Io ero un direttore d'orchestra! Il mio rimedio preferito per la tristezza! Ti piace? E allora alziamo il volume! Non riesco a sopportarlo! Che problemi hai? Persino i guanti hanno un gusto musicale migliore! Oh, ciao Kafmo! Possiamo fare un accordo? Parlane con il mio stomaco! Miam! Preso? Sono inarrestabile! Che male! No, aspetta, non fa! Se è allo stomaco, non è così grave! Preparati ad essere astratto! No, non mi sono iscritta per questo! Prendi questo, massa maligna! Ecco cosa mi serve, disgustosa gelatina! Ho visto l'uscita da qualche parte! Eccola! Scusate, ma voglio proprio uscire da questo incubo! Dicono sia impossibile uscirne, ma secondo me si sbagliano. Se siamo entrati, allora deve esserci anche un'uscita. L'importante è non perdere le speranze e continuare a provare. C'è sempre una via d'uscita. Continuiamo la nostra sfida a nascondino. Ho dei nuovi strumenti per te, mio caro Kafmo. Prendo il cannone. Bella scelta, occhi grandi. Ops, è colpa mia. Tutti commettono errori a volte, anche i geni come me. Ora va meglio. Grazie, Kane. È un piacere, Kafmo. Ma che stai aspettando? Sbrigati, ci vediamo. Siete morti, Digitals. Stare seduti a aspettare è insopportabile, ma ho un'idea. Ragata, sei bravissima. Ora possiamo guardare Kafmo da qui. Sì, per vedere quello che sta facendo, ma non mi piace quello che vedo. Non mi piace quello che respiro! Sto facendo del fumo con la pistola! 3, 2, 1... Benvenuti a bordo! Preso! Ehi, ancora una scatola vuota! Perché? Non è giusto! Tieni gli occhi aperti, Kafmo! È troppo presto per arrendersi! Qualcosa si è rotto! Forza, avanti! Stanno accadendo cose strane qui! Devo sistemare il tutto! Oh, devo sempre fare tutto da solo! Ehi, e io! Oh! Ci sono! Ora non andrai da nessuna parte! Che
tristezza, ma hanno un profumo delizioso. Ah, che profumo di popcorn! È un ottimo snack digitale. Kaufmo è andato da qualche parte. Io mangerò questa bella confezione di popcorn. Kaufmo è dietro di me, è vero? Buon appetito! Mammina! Miam, un'esca eccellente e soprattutto che funziona! Ops, sono ancora viva! Oh, ciao Rossa! No! Beh, che senso ha combattere contro di lui se mercoledì ci ha abbandonati e Kaufmo ha già mangiato tutti i miei amici? Mi arrenderò e basta! Forse avrò fortuna! Ti ha trovato! Kaufmo! Mi arrendo! Puoi astrarmi o qualsiasi cosa tu voglia! Davvero? Va bene! Wow, sono invincibile! Oh, sono viva! Sono integra! Che celli! Dove sono? Hai fame? Serviti pure, ho fatto dei cupcake! Cosa? No, la situazione è peggiorata! Ho vinto! Ma quante porte ci sono? Ce n'è un'altra! Mi prendete in giro, io devo uscire, ma non posso abbandonare i miei amici! Devo tornare indietro e salvarli! Aspettate, ragazzi! Non fatevi astrarre completamente! E voi, amici, iscrivetevi prima che sia troppo tardi! Se vi iscrivete, avrò più possibilità di salvare Ragata, Jax e Pony! Eccoci! Questa è la porta della tenda, deve essere quella! Non c'è altra uscita in questo mondo! Questa non è la tenda! Questo è il vuoto! Com'è bello qui! È così calmo e vuoto! Mi sento vuota dentro! Non sento nulla! Niente di niente! È come se non fossi mai esistita! Oh, un allarme! Ma che succede? Oh no! Qualcuno è entrato nel vuoto! Questo non va affatto bene? Wow, spero di essere in tempo! Avanti, tesoro! Andiamo! Ti avevo avvertita! Non puoi! Non mi interessa! Vieni qui, glitch digitale dagli occhi grandi! Sei morta, mercoledì! Risolviamo la questione in modo civile e combattiamo! Non potrai vincere, ragazza! La tua ora è arrivata! Sì, ecco, trafiggila! Wow, che battaglia! Sudo persino io! Ti ho battuto, Kaufmo, è stato facile! Ottimo, mercoledì, sei la vincitrice della sfida e tu, Kaufmo! Beh, sei un perdente senza dignità, smettila di singhiozzare! È tutto, arrivederci, occhialuto! Mi sto annoiando, almeno i cupcake sono buoni! La mia vita non ha più senso! Rilassati, Kaufmo! Beh, mercoledì ce l'ha fatta, ha vinto! Hai avuto quello che meritavi, mostro! Che schifo, urrà! Sapevo che ce l'avrebbe fatta! Allora, danza della vittoria! Prima voglio riprendermi i miei amici! Ok, ho capito, ups! Allora, vi siete persi nella tenda? Ma certo, riportiamo a casa il nostro ospite! Cosa? Ma come? Ecco come! Ehi, e noi? È una storia veramente inquietante! Oh, inoltre tutti questi colori vivaci, terribile! Che cos'è? Bella festa, Ariel! Grazie, Sebastian! Amanda di Adventure era una playlist! Anche Megan sembra divertirsi! Mercoledì e la sua danza! E Gardner non riesce a lasciare andare il mio giardino sottomarino neanche durante il ballo! Mercoledì, ma che succede? Ordine accettato! Scelta fantastica! Ho tanti ospiti, ma nessuno con cui parlare! Ha un sapore strano! Mi gira la testa, non va bene! Ariel continua a fissarmi, vuol dire che le piaccio! Ma cosa è stato? Sembra che Ariel abbia fatto un'overdose di frullati! Ariel, stai bene? Svegliati! Fate largo, ha bisogno di aiuto! Non sapevo che i granchi potessero lavorare come medici. Comunque fate silenzio, non riesco a sentire il battito del suo cuore. Oh no! È troppo tardi! Ariel è morta! E l'assassino di sicuro è tra noi! Ma chi potrebbe uccidere una sirena? Non sospetteranno mica di me, vero? C'è un crimine qui e sarà risolto! Non guardate me! Io sto solo tagliando i miei cespugli! Non possiamo trovare l'assassino da soli! Abbiamo bisogno dell'aiuto di un professionista! Una sirena è stata uccisa! Noioso!
Questa è la mia occasione! Se papà si rifiuta di accettare un nuovo caso, allora lo farò io! Anche se sarebbe meglio se non mi scoprisse! Allora, vediamo cosa abbiamo qui! Wow! Questa è la sirena che ha fatto notizia sui giornali! Non possiamo lasciare questo caso alla polizia! Papà dice che sono troppo giovane per fare la detective, ma chi importa quanti anni hai se sei la figlia di Sherlock Holmes? Quindi fate attenzione, assassini, perché non potrete sfuggire ad Alice Holmes. Questa sarà un'indagine epica. È caduta e basta! Non posso credere che Ariel sia morta! Aiutateci a trovare chi l'ha uccisa! Devo analizzare ogni dettaglio. Questa piagnucolona dice di aver bevuto un frullato e di essere morta. Sospetto un avvelenamento. Ecco la prima prova, il bicchiere. Lo porterò con me. Lo esaminerò e prenderò le impronte. La scena del crimine dovrebbe essere ripulita e recintata. Non sarebbe bello avere delle prove contaminate a causa di qualche fan. Quindi questo va fatto. Come farò a vivere senza Ariel? La mia intelligenza artificiale non è progettata per prevedere il futuro. Oh, so a cosa servono questi nastri! Questa è un'inaugurazione! Yeah! Ma non so di cosa! Evviva, evviva! Ops! Davvero? Mi dispiace, ho sempre sognato di farlo! Ora lo sistemerò! Guarda com'è nuovo! Chi ha ucciso la sirena? Provate a indovinare nei commenti! E a te, buona indagine! Che strambo! Abbiamo ancora dei frullati! Un attimo, questi sono gli stessi bicchieri! Questo è il frullato che la vittima stava bevendo! Che colpo di scena! È stato il granchio Sebastian ad ucciderla? Abbiamo un sospettato! Cosa? No, no, no! Volevo solo offrirlo! Non cercare di negarlo, cattivo! Tutto quadra! Il granchio ha servito dei frullati ad Ariel! Ma non lo avvelenerei mai! Beh, questo me lo dirai in centrale! Sei in arresto! No, no, no! Non sono colpevole! Questo lo vedremo! Siediti! Non sono un assassino! Non farei mai del male neanche a un pesciolino! Questo lo vedremo! Per ora sei il primo sospettato! Quindi iniziamo le indagini! Oh, la pipa di papà! Ma io ho qualcosa di meglio! Mi aiuta a pensare! Oh, il granchio è un assassino! È stato lui! Aspettate, lasciate che vi spieghi! Stavo solo guardando il giardiniere che lavorava. Ehi, giardiniere, sei bravo con quelle forbici! Nel frattempo, Amanda versava i frullati nei bicchieri. Grazie, Sebastian, adoro il mio lavoro! A proposito, le bevande sono pronte. Wow, cos'è? Sembra buono! Un frullato verde è pronto? Fantastico! Bella festa, Ariel! E poi sono andato ad offrire i frullati agli ospiti. È andata così! Non ho fatto io quel frullato! Tutto è chiaro! Abbiamo un altro sospettato! Hai avvelenato Ariel? Confessa! Certo che no! Perché dovrei? Ho portato un vestito! È della sua taglia! Beh, d'accordo, forse è un po' prematuro, mi dispiace! Dobbiamo dimostrare chi è la colpevole! Bene, il sospetto numero 2 è Amanda the Adventurer! Cos'hai da dire a tua discolpa? Non sono stata io, lo giuro! Le cose si complicano, ma Alice Holmes non si arrenderà. Ho sempre pensato che fosse strana. Tutti lo sanno che Amanda può diventare nervosa. Interessante, è lei che ha avvelenato la povera Ariel. Un carattere impulsivo non significa niente, vi racconto una storia. Ero in piedi dietro la console di mixaggio, stavo facendo musica e versavo frullati profumati. Poi ho offerto un bicchiere a Gardner. Ecco, provalo, ha un profumo fantastico. Fantastico! Gli è piaciuto subito, ma poi è arrivata mercoledì e ha suggerito di aggiungere un po' di liquid rosa al frullato. Sei sicura? Assolutamente! Spero che migliori il gusto! Fatto! È stato un piacere fare affari con te! Allora, è ovvio chi sia stato ad avvelenare, no? Sono innocente, capito? Beh, se questo è vero, allora ecco chi è la nostra assassina. Non sono stata io, ma qualcuno andrà in prigione. Sono condannata. Cosa? Ho un piccolo regalino per tenerti al caldo. Abbiamo una nuova sospettata, Mercoledì Adams. Avrai bisogno di un alibi solido. Ma io non sono colpevole. Questo caso è più complicato di quanto credessi, ma troverò quell'uomo. Mercoledì è astuta. Questo è un vero mistero.
Assassina! Non le è mai piaciuta la brillante carriera di Ariel? Devo controllare la tua borsa. Bene, cosa abbiamo qui? Già, ecco la bottiglietta con i resti del liquido. La analizzerò per controllare la presenza di veleno. Aspetta, lasciatemi spiegare. Io e Megan avevamo fame mentre ballavamo e così abbiamo deciso di mangiare qualcosa. Megan ha tirato fuori il solito spuntino e poi l'ha riempito di liquido rosa. Sembrava davvero gustoso. Delizioso. Ecco, poi è arrivato Gardner. Beh, ti piace? È buono. Con questa roba farò un frullato e sarà buonissimo. Bene, buon appetito. E questo è il mio alibi.